Secondo successo consecutivo per l'Amen Scuola Basket Arezzo nella serie di finale playoff contro la Sibe Prato, che si porta così sul 2-1 in una sfida al meglio delle 5 partite. A spingere dal successo gli Amaranto anche un palasport extra straordinario. Prato comincia sprombattuto, l'Amen reagisce e ribalta la situazione chiudendo il primo quarto sul 21-14. La SBA poi accelera ancora portandosi sul 32-18 con 4 minuti all'intervallo. Il time out di coach Pacini ferma però l'inerzia aretina, l'Amen non riesce in attacco a mettere punti a referto, così Prato può agguantare la parità a quota 32 con un parziale di 14-0. Pur in difficoltà gli Amaranto tengono grazie ad una difesa che toglie riferimenti certi agli avversari. In equilibrio si chiude la terza frazione. Dopo un attimo di studio al rientro, la SBA cambia decisamente marcia. Prima Vaselovinovic, poi per tre volte Toia, portano l'Amen sul 54-45 a 7 minuti dalla fine. Pacini e Mascagni provano a dare un segno di ripresa, ma la difesa dell'Arezzo è diventata praticamente impenetrabile. Al rientro in campo, dopo il timeout di coach Pinelli, arriva un altro parziale dell'Arezzo con 5 punti di Cornare e 2 liberi di Toia, che fanno volare a più 18 l'Amen. Pacini e Mascagni sono gli ultimi ad arrendersi segnando 5 punti consecutivi, ma ormai il tempo gioca a favore degli Amaranto, che con attenzione riescono a gestire il vantaggio sino alla sirena finale, chiudendo la partita 71-56. Con questo successo l'Amen si porta in vantaggio nella serie. Mercoledì 31 alle 21 al Palasport Extra si giocherà un'altra appassionante sfida, appuntamento da non perdere per tutti i sostenitori e Amaranto che sono stati il sesto uomo in campo in questa sfida. Dobbiamo capire che questa serie si vince dalla difesa, perché nella prima partita abbiamo fatto un po' più, anche a livello tattico, scelte sbagliate, probabilmente ci hanno punito. Gara 2 e gara 3 abbiamo difeso veramente tutti con intensità che forse nell'arco dell'anno non avevamo mai avuto e ci sta dando al momento ci sta pagando. Dobbiamo ripartire da quello. Poi in attacco dobbiamo sistemare, ci hanno messo in difficoltà con questa zona, più che altro all'inizio, dopo un po' meno, ma in attacco sono sicuro che la mia squadra ha potenzialità per qualsiasi difesa la trova davanti. La difesa fa la differenza e stasera tutti, Carlo, tutti, Pelucchini, hanno difeso tutti, non lo destra. No, ci vediamo mercoledì per un'altra battaglia alle ore di 21 e mi raccomando venite tutti perché fa veramente la differenza.